Buongiorno, come promesso, siamo pronti a presentarvi la pagina 1 dell'Artbook che sarà dedicato alla scoperta di rovere della Luna. La pagina 1 parla dei fossili. Vi faccio osservare che la pagina 1 dell'Artbook alla scoperta di Mezzocorona parlava dei dinosauri. Ebbene, i fossili di rovere della Luna e i dinosauri di Mezzocorona appartengono alla stessa epoca, il Triassico, e si parla di 220 milioni di anni fa, anche di più. Comincio a spiegarvi il latte. Come al solito, il dettaglio della spiegazione che presenta le fasi successive di realizzazione di questo latte sarà nel post successivo, dove saranno anche postate le foto che potranno esservi utili per realizzarlo. I bambini che vorranno realizzarlo troveranno tantissimi materiali relativi ai fossili, a come si forma un fossile e anche immagini bellissime di fossili, semplicemente sul web. Alcune le abbiamo anche noi scaricate da lì, come questa bellissima ammonite. E quindi liberate la fantasia, i vostri genitori vi aiuteranno a stampare le immagini che più vi piacciono. Noi vogliamo solo darvi un'idea e dirvi qualcosa sui fossili particolari che sono stati trovati sopra in alto, nella parte alta della montagna che sta alle spalle del paese di Rovere della Luna. Quella montagna a cui si arriva facendo proprio questo famoso sentiero delle fiabe, il sentiero la cui mappa è proprio stata pubblicata su questo libretto che tutti i bambini di Rovere della Luna hanno, è stato edito proprio nell'estate del 2020, e anche i bambini di Mezzocorona, se vogliono, possono averlo passando in biblioteca ad offerta libera. Cominciamo a illustrare il nostro lapbook. Metto qua questi due bei fossili, così avete un'idea anche materiale di cos'è un fossile. Questo è il fossile di un trilobite e questo è un fossile di una ammonite. Le ammoniti sono fossili che frequentemente vediamo anche nelle pietre, per esempio. Anche qui sulle scale della biblioteca ci sono due scalini che hanno proprio al loro interno un'ammonite ben visibile, ma anche nei marmi e nelle pietre che decorano la pavimentazione dei marciapiedi di qualche piazzetta della città di Trento è molto frequente vedere l'ammonite. Quindi l'abbiamo così presa in simpatia proprio come immagine simbolo anche per la copertina. Un altro particolare decorativo è questo piccolo particolare che ho realizzato con la gomma pane e poi cercando di fare questo effetto fossile con una conchiglia. Così, un'idea un po' fantasiosa che ci richiama un po' alla tipologia del reperto materiale. Se non avete la gomma pane va benissimo il Lidova, andrà benissimo anche la pasta sale se avete la pazienza di farvi insegnare dalle vostre mamme come si fa. Un altro lavoretto abbastanza simpatico di cui troverete la foto, è semplicissimo, vedete, da realizzare, è questo pesciolino, meglio questo scheletro, questa lisca di pesce che ci ricorda che i fossili conservano proprio l'impronta delle parti dure degli animali che lì dentro si sono impressi e pietrificati, cioè solo dello scheletro. Così. Passando ai particolari contenutistici, vediamo un po', il nostro lapbook inizia con la domanda: cosa sono i fossili? I fossili sono resti pietrificati di piante o animali vissuti milioni di anni fa. Sono studiati dai paleontologi, gli animali, e dai paleobotanici, le piante. E il posto più ricco di fossili vicino a noi, più ricco di fossili esposti appunto in mostra, è naturalmente il Muse di Trento,
così per chi volesse visitarli. Poi abbiamo creato una sorta di libretto interno, vedete? Perché qua dentro apriamo la vetrina dei fossili trovati a Rovere della Luna. Sotto la finestra si può leggere appunto l'intervista a Enrico Keller, che è l'appassionato scopritore dei fossili di Rovere. Dove si trovano i fossili di Rovere? I fossili di Rovere, come ho detto, si trovano in cima alla montagna. Questa foto ci ricorda un ambiente boschivo che è abbastanza vicino al luogo vero e proprio, dove ci sono delle pareti come questa, ricchissime di fossili. Il posto rappresentato in questa e in questa foto si chiama Virpua ed è ricco di massi erratici di straordinaria suggestione, oltre ad essere un posto estremamente fiabesco e molto molto rilassante. Non risulta che sia mai stato scritto nulla sui fossili trovati sulla montagna che sovrasta Rovere della Luna, ma le ricerche in loco hanno evidenziato un'altitudine di 800 metri, una bella quantità di fossili del periodo Triassico superiore, risalenti quindi, come dicevo, a 220 milioni di anni fa. Particolarmente frequente fra i fossili trovati a Rovere è questa tipologia di fossile, che è il megalodon, i famosi megalodonti. È un grosso mollusco di cui si trova il fossile della conchiglia a forma di cuore. Altri particolari in questa breve storia, di cui troverete nella foto il dettaglio, e alcuni fossili appunto trovati dal signor Keller, questi sono i megalodonti, questi sono fossili di conchiglie. Cosa ci dimostra questo? Ci dimostra che la Valle dell'Adige era veramente un mare 220 milioni di anni fa. Io vi auguro naturalmente un buon lavoro. Altri particolari non sono stata a descriverli, perché ho preso questo piccolo particolare di questo nylon da imballaggio, perché spesso anche i paleontologi conservano i reperti che trovano all'interno di questo tipo di imballaggio che conosciamo benissimo. Vi auguro un buon lavoro. Abbiamo cercato di fare in fretta anche questa prima pagina dell'app di Rovere della Luna, in modo che i bambini possano avere a disposizione il weekend per lavorarci, e buon fine settimana naturalmente a tutti voi.